I filtri dell'aria Donaldson DuraLite sono prodotti in tre tecnologie: ECB, ECC ed ECD. Sono robusti, leggeri, autoportanti e, eccetto un solo modello in acciaio galvanizzato, non metallici. Sono anche semplici da installare e non hanno parti aggiuntive. Quindi, quando il filtro è al limite di capacità, lo si getta semplicemente via. Alcuni modelli di filtri dell'area Duralight sono inoltre progettati per funzionare bene in condizioni di forti pulsazioni, ad esempio nei motori a due o a tre cilindri. I modelli Duralight possono essere montati orizzontalmente o verticalmente e applicati a motori a benzina o diesel in condizioni di polverosità bassa e media. Le applicazioni comprendono motori marini, gruppi elettrogeni, saldatrici e motori mobili. I modelli Juralite sono usati anche in piccoli veicoli come furgoni e trattori da prato e da giardino. È possibile integrare la manutenzione del modello Juralite nel programma di manutenzione stabilito per il motore, oppure adottare il metodo, preferibile, della manutenzione in base alla restrizione. Gli indicatori di restrizione montati sul sistema di filtrazione dell'aria sono consigliati per mantenere sotto controllo i livelli di restrizione e per indicare quando è necessario procedere alla manutenzione. Per il test della restrizione iniziale e per stabilire la vita residua del filtro, è consigliabile impiegare un misuratore di restrizione a lettore ottico o un manometro ad acqua, che garantiscono una precisione maggiore. Per ulteriori informazioni sugli indicatori di restrizione, consultare il modulo A18. Ricorda di non valutare un filtro dell'aria in base all'aspetto visivo. La vita del filtro dell'aria Duralight può essere più lunga di quanto si pensi. I tipi di filtri dell'aria come il modello ECB appaiono visivamente sporchi proprio quando funzionano al meglio. Un altro vantaggio dei filtri dell'aria monouso DuraLite è la facilità di manutenzione. È sufficiente smaltire il filtro secondo le normative di smaltimento locali e sostituirlo con un nuovo Donaldson DuraLite. Durante la sostituzione del filtro, non lasciare il condotto di ingresso al motore aperto ed esposto se non per il tempo strettamente necessario. Accertarsi di non lavare mai né tentare di pulire il filtro in alcun modo, in quanto ciò rende la garanzia nulla. Per concludere il nostro modulo di formazione, riepiloghiamo i passaggi per le operazioni di manutenzione presentati. Allentare il morsetto e rimuovere il filtro dell'aria DuraLite usato. Coprire il condotto di aspirazione con un panno pulito per prevenire l'immissione di polvere. Ispezionare il DuraLite usato per rilevare eventuali danni o perdite. Strofinare il condotto di aspirazione del motore per ottenere una guarnizione pulita per il DuraLite. Rimuovere il panno dal condotto di aspirazione e installare il Duralite. Nota applicativa. Installare il Duralite sul tubo di aspirazione da 1,5 pollici o 38 mm per garantire una guarnizione sicura e durevole. Serrare il morsetto sul Duralite almeno a 60 libre pollici o 6,8 Nm. Nota applicativa. Si consiglia un morsetto per manicotti a coppia elevata Donaldson. Questa informazione di manutenzione è fornita come guida per le migliori procedure. Tuttavia non intende sostituire né rimpiazzare le istruzioni di manutenzione fornite dal produttore del motore o del veicolo.